Potassio. Mezzo cucchiaio. Sal nitro. Un quarto di cucchiaio. Abbondante. Zolfo. Una punta. Polvere di carbone. Quanto basta. Tappo. A tenuta perfetta. Miccia. La miccia deve essere lunga, ma non troppo. Nel giorno lieto del mio compleanno voglio farvi una promessa solenne. Gian Burrasca, come tutti sanno, solo guai ha fatto da che al mondo venne. Ma da oggi di star buono vi prometto come più di un ottimo cadetto. Così risplenderanno come stelle per la gran gioia le mie tre sorelle. E come disse Cesare, dall'alto di un palazzo, tante grazie dei doni, tante grazie a... di cuore. Ma non fa rima. È meglio così. Bravo! Bravo! E adesso guarda che bella sorpresa. Hai visto che bella torta, eh? Hai visto che bella. E adesso accendiamo le candeline. Babbo, posso accenderle io? Certo. Grazie. Si accende le candeline. Ecco qua. Una, un'altra, ecco fatto, bravo, è bravo Gesù. Ammazza, che gli ho fatto? Chi è stato? Ma sta divertendo, sto... Brutto sesso, disgraziato, che non sei altro, vieni fuori! Che è successo, papà? Che è successo? È morto, lo io che è successo? Dove sta? Dove vai? Mi hai fatto! Dove vai? Fermatelo! Fermatelo! Ammazza, che botta! Giannino! Vieni qui! Permesso? Hai permesso? Oh, oh, rieccolo! Sì, ti acchiappo! Non lo batto! Mi scusi, comandante! Scusi, scusi! Dove sta? Ecco là! Fuori battili! Due! Gianni! Fuori uno! Andiamo i battili!
Giannino, se sopravvivo a sta botta, ti sderei? No. Oh. Caro diario, dopo quello che è successo oggi a causa del mio scherzo innocente della torta, ormai lo so, purtroppo i grandi non sono per niente spiritosi, non c'hanno proprio il senso dell'umorismo. Per fortuna sono riuscito a scappare e a barricarmi in camera mia e ho portato con me tutti i regali che mi hanno fatto per il mio compleanno, compresi i pattini e questo diario sul quale conto di realizzare la mia più grande aspirazione, scrivere in buon italiano i miei pensieri. Domattina mio padre mi aspetterà per sconocchiarmi, ma io c'ho un'idea. Buongiorno, commendatore. Salve. Ai, ammazza, quanto pesa! Tiè, guarda che fusto! Ecco qua. Fermate là, eh! E non si vede! Ma da passare qui e no a piedetti, L'unica uscita di casa è questa. Se non vuoi rimanere chiuso in camera tutto il giorno, la scuola c'è l'anna. Sono già le 8:20. E mo sta per arrivare, E come esce? Quando la chiappo, famo tutto un conto. E se ti ammazzo, andiamo pari. È buono, non si preoccupi! Ci siamo alzati tardi questa mattina, eh? Mi scusi. Vai, vai tu. Io aspetto qualcun altro. Eccolo che arriva. Stavolta ti frego io. Pista! Se credete di avermi fregato, Oh, guarda chi c'è! Fuma! Stavolta perlomeno sarà morto. Ma chi sei? Chi sei? Gennaro! Gennaro! Sei? È arrivata la tua ora! Devi pagare per tutti i delitti commessi contro i poveri bambini della scuola Regina Margherita. Mamma, chi sei? Vuoi sapere chi sono? Io sono... Sei un farabutto! Vieni qui. Dove sei? Marameo! Oh, fermati! Vieni qui, fermati! Mi compiaccio, signor Preside. Dov'è? Eccomi. Lassù è una scuola, come non se ne trovano più di questi tempi. Ordine, disciplina, cultura. Me ne compiaccio, ma che fa? Esercizio, signor ispettore. Me ne compiaccio! Il nostro motto è educativo. Signor ispettore, si è fatto male. Gennaro, il signor ispettore! Mi scusi tanto, signor ispettore. Che cosa succede? Ma non capisco, è sempre stato un bidello. Me ne compiaccio! Un po' meno, sì, ma me ne compiaccio! Ma sempre così succede! Che succede? Oh. Aiuto! Ma Gennaro, ma è lei? No.
Oh, sapessi da quanto tempo aspettavo questo momento? Sì. Fammi male, brutalone. Sa, qualche inconveniente può capitare, ma si tratta pur sempre di una scuola modello. Mi compiaccio. Jenna! Oh. Ma che succede? Che cosa fa? Ma si vergogni! Scusi, signor Preside, sono caduto. Siamo caduti nel vortice del peccato. Stia zitta e si ricomponga. E in quanto a lei, Gennaro, faremo i conti dopo. La prego, signor ispettore, se vuole accompagnarsi. Prego lei. La prego. Prego lei. Grazie. Prego. Oggi ripeteremo la prima declinazione. Attenti. Rosa. Rose. Rose. Toppani! Sembra in ritardo. È che non ho trovato il posteggio. Cosa sono codesti schettini? Codesti che? Schettini, codeste rotelle. Ah, i pattini! È per fare prima. Siccome la mattina non vedo l'ora di arrivare a scuola. Silenzio, tutti fermi, tutti zitti! Guai se vedo muovere un muscolo del viso! Altri muscoli si possono muovere? Silenzio! Anzi, continua tu la lezione di latino, avanti! Ma... Rosa? Rosa? Rose? Rose? Poi? Poi? Rose. Tutti zitti, tutti fermi! Guai se vedo muovere un muscolo! Anche non dal viso! Insomma, si ve scappa, tenetevela! Tutti fermi! Tutti zitti! Allora, Stoppani, vuoi rispondere o no? Non ci sarebbe la domanda di riserva. Che riserva? Non si incavola. Ma che cosa dici? Non si incavolazzi, sor maestro. All'età sua bisogna s'ammanzi. Allora, continua. Avanti. Rosa. Rosa. Rose. Rose. Rosetta. Ma che rosetta? Questa. A Roma si chiama Rosetta. E latino chi lo parlava? I romani, no? Da noi a Milano si dice Michetta. E quando c'è l'arcommendatore, a Michetta. Adesso basta! Silenzio! Questi li sequestro io e tu vai al tuo posto! Che vuoi, Rosetta? Vai al tuo posto! No, eh? Stoppani! Che? Che fai? Mi sei bloccato il muscolo! Quale? Questo! Ah sì? E allora resterai in codesta posizione per tutta la lezione! Carloni, vieni alla lavagna! Continua tu! Toppani! Rosam, Rosa... Rosa... Bene, bravo Carloni, bravissimo, vai a posto! Tutti come te dovrebbero essere in questa classe! Tutti come te! Carloni, ti ho visto, sai! Ma professore... Ti tiro il bravo, vai subito fuori! Ma mi hanno messo qualcosa nel sedere. Ma almeno state zitto, no? Toppani, silenzio! A te sto dicendo fuori! Andiamo, fuori! Tutti fermi, tutti zitti! Guai se vedo muovere un muscolo! Lei capisce, signor ispettore, che pur essendo questa una scuola modello, qualche incidente può sempre capitare. Mi compiaccio veramente. Ma che fa? Esercizio. Mi compiaccio. E come vede è tutto pulito, tutto in ordine. La raggiungo in presidenza. Una cosetta. Faccia pure con comodo, signor ispettore. Peruzzi, dimmi, chi era Can Grande della Scala? Era... Non lo sai, forse? Lo so io, signor maestro. Lo sai tu? Sì. E allora dillo! Can Grande era quello che quando lo beccò Castruccio Castracane fece... Toppani! Fuori! E fai venire dentro quel povero Carloni che certamente era innocente! Caino! Silenzio, tutti fermi! Tutti zitti! Carloni? Carloni, t'ho visto, eh? Se deve essere nascosto il gabbicesso.
Carloni? Carloni? Ah, sei chiuso dentro, eh? E mo famo la pace. Carloni, la migliore vendetta è il perdono. Tiè, becca questa secchiata. Aiuto! Che cosa è successo? Aiuto, aiuto! Aiuto, non vedo più, non vedo! Attentato! Ho attentato! E come faccio con i pantaloni? Ai, 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 ai. Attentato! Un attentato! La testa! La testa! La testa! Ai, si è incastrato! Il corpo del reato! Dov'è? Dov'è quel delinquente? Dov'è? In quale classe? In quale classe si è cacciato? Ah, ah. Carloni! 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 Carloni, il professore ti perdona per la storia dello schiaffo. Basterà che come entri in classe dici sono stato io. Ma non sono stato io, sei stato tu. Fa come te pare, io t'avverto che c'è in giro l'ispettore. Un giorno o l'altro facciamo i conti noi due, eh? Conta, conta. Te ci vorrà un cervello elettronico. Sì, mai lo inventerebbero. Non abbia paura, signor ispettore. L'autore di questo gesto immondo non sfuggirà alla giustizia scolastica. E credo di sapere ben io chi è stato. Sono stato io. Tu? Carloni, ma come hai potuto traviarti così? È possibile che in pochi minuti da primo della classe sei diventato l'ultima schiuma della scuola? Vergognati! Insudiciare così il signor ispettore! Ma io non ho insudiciato nessuno, al massimo uno schiaffo. E mi volevi prendere pure a schiaffi? Ma che razza di scuola è questa? È una scuola d'avanguardia, signor ispettore! Un giorno le scuole saranno tutte così! Ecco il manicoldo sui pattini! Lo riconosco! Vieni qui, vieni! Signor ispettore! Signor ispettore! Signor ispettore! È ferito! No, niente! Ah, ma questa volta stia tranquillo che lo puniremo. Lo puniremo severamente. Lo manderemo a casa per un pezzo. A casa sì, a casa sì. Ma sarebbe meglio all'ergastolo. Signorino, io devo portare questa lettera di vostro padre al signor preside. Mi raccomando, non muovetevi. Torno subito. Ammazza quanto è gagliarda. Chissà quanto costa sta automobile. Automobile. È meglio che ho detto, botomobile. Costa molti, ma molti quattrini. Di sicuro non se la possono permettere certi pezzenti. E non toccare! Capirai, te sei sciupa, non è manco l'ultimo modello. Mio cognato, lui sì che c'ha l'ultimo modello. Tuo cognato al massimo ci avrà l'ultimo modello del macinino per il caffè. Tanto io su quella da mio cognato ci sono montato. E va pure più veloce di questa. Più veloce di questa? Ma sei matto? Lo sai che questa tocca i 40? E quella da mio cognato tocca i 41. Ma se i 40 all'ora non li ha superati ancora nessuno. E poi io la so guidare. Ah, sentite sto pappolaro. Dice che sa guidare la botomobile. Ora te lo faccio vedere io che la so guidare. Dai, monta. Sì. Ma dove andate? Andiamo. Signorino, cosa fa? Ferma! 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 Ma allora è vero! La sei portata sul serio a botomobile! Io pensavo che scherzavi! Sì, scherzavo! Non vedi! Mo se fa motori sani! Passagli vicino, che mo te metto la pallina! Dai, se mi passo vicino! Mogliato, ia, bibita, iato! Sfiorali, eh! Passa proprio davanti a quello che sta beva la bibita! Che mo sa divertimo qui! Tieni! Che succede? Hai visto che gli ho fatto? Guida! Il barone rosso ha colpito ancora! Vai che la giornata è lunga! Vedrai come sa divertimo! Vai così, che mo li famo neri! Tutti li famo neri! Vai, vai! Oh, sta attento! Però la guidi bene, ammazza! Non guardare che poi ti racconto tutto! Stiamo a divertirti, di la verità! Sì, Amadosca! Sì. Che fortuna incontrarla! Buongiorno, come contessa. Mai al pincio, avvocato? Per vederla, solo per vederla. Sempre. Oh. Oh. Ma che fa? Hai visto che pizza? E due! La pompetta! C'ho un'idea! Dal bar! E ritorna al bar! Hai visto cosa è successo? Ma
È un'indecenza! Chissà cosa mettete nelle vostre bibite! Fanno scoppiare i bicchieri! Chissà cosa fanno quando sono nello stomaco! Un caffè così dovrebbe salvare la faccia! Hai visto che gli avevamo fatto? Guarda chi c'è! Chi c'è? Arieccoli! Accetti Arieccoli. Questi fiori, grazie. Contessa. Adoro con tutte i le fiori. Mie scuse. Riccardo, gli abbiamo! Mascalzone! Ma i cosa c'entro io? Hai visto le ombrellate? Ci che sa ridivertimo! Qua bisogna scioperare, bisogna assolutamente ottenere le 10 ore giornaliere e il riposo domenicale. C'hai ragione. Beh, non esageriamo, pure 11 ore al giorno ci potremmo stare, no? Sì, e spese per carnici chi me paga? Io questo l'ho appena ritirato da dentro di me, che cazzo m'hanno con... A gelatari! Sono cazzati neri, so! Meno male che stiamo sul vado mobile! Oh, ma che è successo? Non lo so, sarà finita la benzina. Ma come è finita la benzina? Ma fa qualcosa, quelli si inciampiano da pazzo! Si cazzo, cazzo! Aspetta, no! Fermi! Fermi, non mi fate male, che io sono un ragazzino! Fermi! Fermi! Pietà, eccellenza, pietà! Ma che pietà! Sì. Io te mando all'ospedale! Anzi, te ce parto io all'ospedale! Ma che è colpa mia, sa! È colpa della trombetta da automobile! Guarda! Ammazza che fregatura ste automobili! Sul più bello finisce la benzina e te fanno un coso così! E me non ci hanno a venire! Sai quanto è meglio il cavallo? Almeno alla fine ci può fare esercizi! Ah, un po' potresti andare un po' più forte, no, eh? Sciopero generale! Siamo arrivati allo sciopero generale! E intanto la carne di manzo 2 lire al chilo! E quella di vitella 2,20 al chilo! Dove andremo a finire? È tutta colpa dell'aumento dei salari, no? Grazie, lo prendo dopo. Metti lì. Tutta colpa dell'aumento dei salari, caro avvocato! Ma non direi, il signor Stoppani. Come non direi? Come non direi? Eccola! Il solito socialista, eh? Ma dove sei mai visto un operaio che non lavora pure la domenica? Ma che scherziamo? Qui c'è uno sciopero generale in atto perché voglio lavorare soltanto 12 ore al giorno! 12 ore di lavoro al giorno non le sembrano abbastanza? Eh no, che non mi sembrano abbastanza. Non mi sembrano abbastanza. Non mi sembrano abbastanza! 12 ore? Poche, poche, poche! Che ci fanno poi con tutto il tempo libero che gli rimane? Vanno all'osteria, bevono, si imbriacano. Poi il giorno dopo quando vanno a lavorare non capiscono più niente. I miei lavoranti, il lunedì, quando vengono a lavorare a bottega, per 3 o 4 ore non sanno nemmeno come si chiamano! Oddio! Oddio, Lucera! I lavoranti mi hanno fatto il loro. E il mio figlio pure. Niente, vanno a bere, all'osteria, si embriagano, scialano! Scialano? Con quelle 10 lire la settimana che gli diamo? Troppe! Sono troppe! Quando andavo a bottega io a lavorare mi davano 10 soldi al giorno e un piatto di minestra mi davano. Un piatto di minestra mi davano, capito? Oggi invece tutti i lussi. Una volta al mese al cinema, devo andare al cinema. Una volta all'anno al teatro pure, perché devo andare al teatro. Un vestito lo portano, se no, 7-8 anni, poi lo buttano. Dice che non gli piace più, hai capito? Non gli piace più. A papà! Che c'è? A papà! Vieni, bello, vieni. Perché non mi compri la bicicletta? Eh sì, mo ci manca pure la bicicletta. Dico, ma sei impazzito, sei, eh? T'ho comprato i pattini l'altro ieri pure la bicicletta. Ormai la bicicletta ce l'hanno tutti, ma la bicicletta, ma la bicicletta. Se ti porterai bene a scuola, papà te la comprerà. Vero, papà? Certo, e come no? Se ti porterai bene a scuola, papà te la comprerà. Se ti porterai bene a scuola. Tanto somaro com'è, gli posso pure promettere indirigibile a questo. Piuttosto voglio vedere come sarà la pagella del secondo trimestre. Altro che bicicletta, a bicicletta. E se la pagella fosse buona? Anzi, una pagella ottima, tiè. Insomma, allora le cose potrebbero pure cambiare. Certo, potrebbero pure... ma non facciamo sogni. Avvocato, dicevo dunque... Che sogni, di eh? Lavoro al giorno, che sogni, niente. Ecco.
così. No. Eccoci. Oppla! Così, io devo. Oppla! Dove sta armadietto? Eccolo qua. Proviamo questa della camera da pranzo. Non è buona. Proviamo questa del salotto. Ecco. E non è buona. Proviamo quest'altra qua. Ecco. Lo sapevo che era buona quella del cesso. Ecco. Ecco. Prima A, niente. Prendiamo questa. Prima B. Benissimo. Amici, Barletta, Carloni, Carloni Walter, hai finito di essere il primo della classe. Mo ce penso io. Potenza della scolorina. Bastano due bottigliette e in 3 secondi ottengo i risultati che Carloni ha ottenuto in 3 mesi. Scolorina numero 2, poche gocce, una spennellatina e come per incanto, come fu, come non fu, e il nome dei Carloni non c'è più. Ecco fatto. Ora scriviamo. Stoppani Giannino. E adesso voglio vedere se non mi regalano la bicicletta, ma pure la automobile mi devono regalare. Non sistemiamo Carloni, eccolo. Mi dispiace, ma devi prendere il posto mio. Carloni Walter. Come dice la Bibbia, i primi saranno gli ultimi. Ragazzi, voglio consegnarvi io stesso le pagelle del secondo trimestre perché voglio dirvi che la pagella rappresenta il simbolo del vostro impegno nello studio. Voi consegnerete queste pagelle ai vostri genitori che devono sorvegliare i vostri studi. E vi loderanno, se del caso, o vi puniranno, se del cas'altro. E incomincerò col consegnare le pagelle ai due estremi, il migliore e il peggiore. Carloni! Carloni, i tuoi voti devono essere di monito per tutti. 4 in italiano, 3 in latino, 3 in storia, 2 in geografia, 0 in matematica, -1 in condotta. Ma signor Presidente... Mi lasci dire, professore. Vergogna, Carloni. Proseguendo di questo passo, tu diventerai la pecora nera della scuola. I tuoi genitori farebbero molto meglio a mandarti a lavorare, magari nei campi o addirittura in miniera. Ma per fortuna c'è qui subito il contraltare. Dopo le tenebre, la luce. Stoppani. Stoppani. 10 in italiano. 9 in latino. 9 in storia. 9 in geografia. 8 in matematica. 10 in condotta. Ah, ma signor Presidente, capisco che anche lei arda dal desiderio di congratularsi con questo bravo giovanetto. Bravo Stoppani, bravo. Suppongo che tu abbia fatto una gran fatica per ottenere una pagella così. Eh sì, più che altro è stata dura la scalata. La scalata verso più alte mete. Bravo Stoppani, tu sei la gioia, l'orgoglio dei tuoi genitori. Ma signor Presidente, ma mi lasci parlare, insomma. Andiamo, professore. Bravo Stoppani, dunque vediamo. 10 in italiano, accidermoli, accidermoli. Abbiamo proprio una grande passione per la lingua di padre Dante. Veramente mio padre si chiama Nando. È anche spiritoso questo Stoppani. Beh, con una pagella del genere può anche permetterselo. Dunque, caro Stoppani, dunque, io vorrei che ora tu dessi un saggio della tua conoscenza della lingua madre a tutta la scolaresca. Dunque vediamo, coniugami il congiuntivo imperfetto del verbo, vediamo un po', del verbo avere. Il congiuntivo? Imperfetto.
Ah, meno male che è imperfetto. Così pure se non è tanto preciso è uguale. Su, avanti Stoppani. Il congiuntivo imperfetto del verbo avere, su. Lo devo dire? Ma certo, che aspetti? Che io avrebbi, che tu avrebbi, che colui avrebbi, che noi avrebbimo, che voi avrebbimo, che coloro avrebbino o avrebbessero. Silenzio, silenzio. Stoppani, vuoi forse prenderti gioco di me? Io mi posso cercarmi, signor preside. Ma allora come hai fatto ad avere una pagella così? Eppure qui c'è proprio il tuo nome, o no? Come no? Un momento. Questo nome mi sembra un po' strano. Guardi un po' lei, professore. Beh, che cosa gliene pare? Signor preside, devo dirle che questa non è la pagella dell'alunno Stoppani. Non è la pagella di Stoppani, ma doveva dirmelo subito. Ma lei non mi ha lasciato parlare. Mi dia qui. Beh, qui è evidente che qualcuno ha sostituito il nome del vero primo della classe con il nome di quel somaro. Posso andare al gabinetto? Fermo dove sei, Stoppani. Certamente sei stato tu ad organizzare questo ignobile imbroglio. Io? Me posso non cercarmi? Chi ha spenta la luce? Silenzio, silenzio. Stoppani. Tu sei una vergogna per la scuola. Il professore informerà per lettera la tua famiglia e domani verrai accompagnato da tuo padre o da quel disgraziato che ne fa le veci. Siedi! Cose dell'altro. Fermo! Ada, che mi faresti un favore? Che favore? Sbrigati, che devo correre in ufficio. Che mi accompagneresti a scuola? Perché, non ci sai andare da solo? No, è che oggi mi sento un po' malinconico. Malinconica la tua età? Ma va, su che faccio tardi. Vatta a fidare delle sorelle, vatta a fidare. Chi è? Luisa, dove vai? Come dove vado? È un anno che frequento il corso di Croce Rossina. Su, lasciami passare, altrimenti faccio tardi. Che mi accompagneresti a scuola? Mi sento tanto solo, c'ho l'angoscia. E che è l'angoscia? E che ne so, però ce l'ho. Ma vai, vai, che vuoi sempre prendermi in giro. Ciao, Giannino. Bella Croce Rossina. Ciao, ciao. Uè, Giannino, ancora non vai a scuola? Sì, aspetto la colazione, papà. Vuoi che ti accompagni a papà tuo? Tanto per essere strada, andiamo. No, passa Carloni a prendermi con la botomobile. Fa come ti pare? Sì. Domani verrai accompagnato da tuo padre o da quel disgraziato che ne fa le veci. A facce denunziata, buccio di giro. Ciao, Spezzafè. Ciao, Gianni. Spezza fè, mi dovresti fare una cortesia. Non c'ho tempo, c'ho da lavorare. Mi devi accompagnare a scuola, devi far finta che sei mio padre. Ma che sei matto? Spezza fè, ti do uno scudo d'argento. T'ho detto che vengo. Spezza fè, però devi far proprio vedere che sei mio padre, eh? Non ti preoccupare. Io per uno scudo d'argento faccio pure il padre del milite ignoto. Namo, Gianni. Namo? Namo, papà. Ha capito cosa ha fatto suo figlio, signor Stoppani? No. Ha manomesso le pagelle. Ha contraffatto la mia calligrafia. Hai fatto questo? Sei il disonore da famiglia. E tutto ciò allo scopo di mascherare i pessimi voti riportati. Giudichi lei stesso, signor Stoppani. Giudico. 4 in italiano. 4 in italiano? Ma scarzone... Oh. Zitto, se non ti permette di rispondere a tuo padre. Vada avanti, sor maestro. 2 in latino, 2 in storia. 2? Disgraziato. Scusi, sor maestro. 1 e 2. 4 in geografia. 4. Ecco, devi dire. 0 in matematica. 0. Ma 1 te lo do lo stesso. Grazie, sor maestro. Perdono, papà, perdono. Disgraziato, meglio t'ammazzo. Dov'è che t'ammazzo? Vieni qua! Hai capito? Non studiava! Non studiava! Vieni qua, che io ti spezzo! Signor Stoppani, la prego! Io capisco la sua collera! Quindi farò a meno di dirle che suo figlio in condotta ha riportato -1. -1? Ma lo sai io che te faccio? Per funerale ci ho preso! Adesso, signor Stoppani, vada adesso, su. Va.
Sto ragazzino è la rovina mia. Sapessi i dispiaceri che mi ha dato. Arrivederlo, ormai. Arrivederla. Anzi, niente arrivederlo. C'ho un presentimento. Mi sa proprio che non ci rivedremo più. Addio, ormai. Arrivederla, signor Stoppani. Stoppani! Sì? Tu uccidi quell'uomo! Ma magari! Mascalzone che non sei altro. Ma... farabuto! Anarchico! Poi dici che non lo devo mandare in collegio. Non lo devo mandare in collegio! Si è fatto sospendere per 3 settimane da scuola! Ma cerca di non andare in collera mentre mangi, lo sai che ti fa male. Ah sì? Mentre mangio che m'arrabbio mi fa male? E allora gonfio così, dovrei mangiare mai! Devi capirlo, in fondo è un bambino. Un bambino? Ma quello è un flagello di... Caterina, ma che te ci metti pure Mi scusi, commendatore, io non sapevo che non lei... Non sapevi, qua non sa mai niente, nessuno non sa! È colpa mia! Non è colpa tua, la colpa è di quel delinquentone lì, aia! E te pare che non se la prendeva con me? Dai cazzotti al brodo e poi la colpa è mia! In collegio? No, non lo mando in collegio. Ecco, bravo, grazie. A riformatorio lo mando! Ma non essere così severo con lui, potrebbe fare qualche sciocchezza. Magari, magari, così almeno la pianta di rovinarmi l'esistenza. Ah, è così? Padre ingrato! Non mi meriti! Giannino? Giannino, apri che ti ho portato da mangiare. Ma che... Che è sta roba? Così? Tieni! Indossa? Indossa! Apri! No, tu mi ammazzi da botte! Te giuro che non ti ammazzo! Te spacco l'ossa! Hai capito? Figlio mio, torna indietro! Mai! Addio! Apri. E mi porto via pure la chiave! Apri! E apri! Ho lasciato niente, no? È proprio vero. La fortuna aiuta gli audaci. Appena uscito dalla città, che ti incontro? Pietro, il mezzadro di zia Bettina, che stava tornando alla fattoria. Pietro! Dica, signorina. Che è difficile guidare un carro? No, stia a vedere. Ehi! E per farlo ripartire? Ah! E per farlo correre? E questa poi gliela devo dire all'orecchio, perché se la sente lui che lo ferma più. Come? Abbiu. Che ha detto? Abbiu! E non ci fermo! Ma stai attenta! Scusi, sora Betty! Ma che scusi, brutta burina che non sei altro! Questi sono i piatti di famiglia! Ma ha lasciati la povera mamma, che l'ha ereditata da povera nonna, che gli ha lasciati la povera... Fresca, signore, che sono i piatti dell'ultima cena? Sono i piatti miei e basta! Brutta burina! Lo sai che ci tengo più sti piatti che alla casa! Tu li devi toccare con religione, non li devi sfiorare, manco col pensiero! Oddio, mi hanno rotto i piatti di mamma, i piatti di nonna! Ma chi è stato? È stato un garretto che ci aveva lo diavolo su sopra, sto non là! Per diavolo, ma lo vanno subito all'inferno, sto cornuto! Mi ha rotto tutti i piatti di mamma, i piatti di nonna mia! Lo posso in ammazzarlo! Tieni! Ah, sei tu, brutto delinquente! Mo te infirzo come una sarciccia! No, vi prego, sora Bettina, è stata quella che lei è vostro nipote! Mi nipote? E dove sta? Sto qua!
Ciao, zietta bella! Che piacere essere di nuovo qua! Hoppala! Tutto a posto, niente di rotto! Bacino! Io ti darebbe una cortellata! E questo è solo l'inizio! Pensa che succederà prima che so venghi in aripia! Devo preparare la camera per signorino Giannino? Per forza, la gabbia non ce l'avemo! Andiamo, va! Mi adora, perché sono l'unico maschio della famiglia! Allora gli lascerà tutta la fattoria? Sì, ha detto che piuttosto gli dà fuoco! Buonanotte, zietta! Ecco qua. Oh, ho scritto una lettera a tuo padre che te venga a prendere col primo treno. Ma mica è colpa mia, è stato il caretto a rompere i piatti dell'imor... dell'antenati tua! E de tuo nonno. Va a letto, cammina. Bacetto, zietta. Bacetto? Ma io ti avrebbe un assediato in fronte, cammina, vattene! Non te posso più vedere! Ah, Fernando mio, se non ci avessi te... Vieni qua, bello, vieni. Che motto da un po' di quell'acquetta che ti piace tanto! Una bella bevutina! Fernando, ma lo sai che sei cresciuto? Ma non è solo quest'acqua buona che ti do mattina e sera e che ti fa crescere. È l'amore mio che ti porto. Adesso ti prendo e ti porto a respirare questa bella arietta che ti piace tanto. Buongiorno, Fernando. Anche tu respiri l'aria della mattina? Eh sì, perché chi respira l'aria della mattina gli fa come una medicina. C'è una fogliolina rotta. Adesso la tagliamo subito, eh? Ecco, ma sei cresciuto. Eh sì. Lo sai perché sei cresciuto? Perché ti do da bere l'acqua del pozzo. Adesso te ne faccio fare una bella bevuta, Fernando? Miracolo! Fernando, come sei cresciuto! Ma forse c'è lo spirito tu dentro a sta pianta che mi regalasti per la festa mia! Fernando! Anzo de galera! Mo te faccio io! Se t'acchiappo, te faccio nero come il culo della padella! Brutto mascarzone! Io te mando a Roma zampo stavolta! Zampo! Oddio! Disgraziato! Rovina famiglie! Io me te magno! La coda del diavolo si è magnato quel nipote mio! Ma quanto è brutto! Chissà di chi ha ripreso! Guarda qua, non mi va più via sto verde! Oh, sino ammazzallo! Fernando, amore mio, almeno se c'eri tu, un par di carcine e gengive, ne levava nessuno! Fernando, com'eri bello nella tua divisa coloniale! Eri l'invidia del paese! Amore mio, Fernando! Com'eri bello, mentre il fuoco lambiva le tue spoglie mortali! Ma ecco che mi è rimasto solo cenere! Ah, Fernando mio! Ma adesso devo andare perché devo preparare la torta al cavaliere, se no faccio tardi. Oppla! Sei stato? Sei tu, Cesira? Sì, sono io! Ah, credevo che fosse quel delinquente! Mettiamola a posto così. Raccogliamo tutto. Cesira! Cesira! Ma dove è nata sta burina? Oh, quando la cerchi non la trovi mai! Cesira! Ma dove sta? Mannaggia, oh, mi ha risposto prima, ma come mai? Cesira! 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 Come può andare a vedere? Mi avesse rotto il vaso! E il galletto di famiglia! Oddio, che paura! No! Ah, che ore sono? Le 11! Cesira! Cesira! Cacù, cacù, cacù! Ma dove stai, Cesira? Cesira!
Fammi un po' andare a vedere sto orologio. Ah, sono proprio le 11. Ma, boh, deve essere andata al fiume. Quando vi a casa l'ammazzo. Io sono Mariannica della Rocca, so figlia Mariannina della piazza. Non faccio per vantarmi, sono una ragazza che è piena di salute e di bellezza. No, non lo voglio marito burino, ma lo voglio cittadino. Tengo una cosa sotto al zinale, quando mi sposo la porta a Pasquale. Chi me vo, Mariannico? Chi me vo, Mariannico? Io tengo 3 camicie de corredo, 14 mutande e fazzoletti, che sono quelli bianchi coi merletti. E no, non lo voglio. Mica male, eh? Birbante, non sono cose per te queste, moccioso. Dammi la canna. Mezza lira. Voglio mettere fine a questo sconcio. Ecco, qua la canna. Sì, tiè. Disgraziato figlio della mignotta che non sei altro, brutto zazzone, quattro occhi svergognato! Ma io sono il cavalier Bussoni, sono un amico della tua padrona, io! Bella amici che ce la sarà Bettina, ma alzato la vesta per vedermelo culo, ti è! Ammazza che gagliarda che! Dai, mena, giù, così, dai, ammazza il cazzo, dai! Dai il cazzo! Si arrabbi! Così, dai, vai, vieni! Ciao! Certo, mio caro, che ha avuto una brutta avventura, inseguito da un toro imbizzarrito. Quel che è peggio, raggiunto. Già, già, cosa vuol farci, donna Bettina, quando questi tori si imbizziscono? Ma con un torello come lei. Buongiorno, zietta. Che godia, io. Trovi da ridere sulle disgrazie altrui? L'ha conciato bene quella là, eh? Eh sì, quella giovenca era un vero demonio. Non era un toro? Ma quale toro? Quale ma giovenca? Chi è questo bel figliuolo? Il mio nipote, una pezza. Vado a prendere il dolce. Vuoi star zitto? Altre 5 lire. Maledetto. Ecco. Ecco il dolce. L'ho fatto con le mie mani. Lei, donna Bettina, mi vizia sempre. Mi prende per la gola. È un piacere. Grazie. No, a te no. Non te lo sei meritato, peste. Ci vuole l'arsenico per te. Una vera ghiottoneria. È ancora meglio delle altre volte. Vedi, zia, che un po' di merito ce l'ho. Ma che c'entri te? E dai, io. Cos'è? Ma che diavolo è? Mi ha rotto un dente! Oddio, un bottone con lo stemma! Lo stemma! Lo stemma delle truppe coloniali! Ecco, zia, volevo proprio dirti che mi si è rotto il vasetto dove c'era la polvere dentro! Il vasetto? Quale vasetto? Sì, quella con il quale ci parlavi sempre tu! L'urna! L'urna con le ceneri di Fernando! Ecco, zia, io lo sapevo che ti saresti arrabbiata! E allora? Allora? E allora? E allora io ho mischiato le ceneri con la farina della torta. Poi l'ho messa pure un po' dentro il tè. E poi non sapevo dove metterla, l'ho messa nello zucchero. Fernando, 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 ti abbiamo deglutito. Ho mangiato le ceneri del mio rivale. E io mi mangio la torta. Brava, davvero brava. Voi avete un autentico talento per il pianoforte. Grazie. E poi Chopin, è sempre Chopin. Beh, veramente era Beethoven. Ah, appunto, dicevo, Chopin è sempre Chopin. Ma Beethoven è tutta un'altra cosa. E poi, Virginia, che volete che importi tutto questo? La verità è che io vi amo, Virginia. Oh. Il mio cuore è vostro, vostro, o di null'altro. Ma veramente la mamma dice che lei parla male dei preti, del governo. Dice che lei è un... Un? Socialista. Ebbene sì, Virginia. Su di me splende il sole dell'avvenire.
un avvenire che vorrei dividere con voi. Oh, sì. Sempre che vostro padre... Oh, mio padre vi stima moltissimo. Dice che farete una gran carriera e diventerete senz'altro deputato. Gli parlerò oggi stesso. Oggi magari no. E perché? È andato a prendere Giannino dalla zia e sarà senz'altro fuori di sé. Hai capito che ha fatto? Ma insomma, poverino. Ma che poverino, un corno, poverino. Basta, la misura è colma. Ecco. Caro. E l'ursia si è aggravata. Un cratere è diventato. Io lo mando in collegio. Io lo mando in collegio. Ma lo mando a riformatorio, lo mando. A riformatorio? A Regina Celi lo mando, ecco. A Regina Celi. Se me lo piano come età, speriamo bene. Avvocato, buongiorno. Come sta? Sa come? Buongiorno, avvocato. Proviamo a trattarlo con dolcezza. Cerca di prenderlo per il verso giusto, eh? No, cerco di prenderlo sul punto giusto. Dove fa più male? Che te devo dire? Qui, 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 qui. Con la cinta. Perché gli do le cintate. Io lo scotenno. Ecco il bel busto, eh. Vieni qua, vieni qui. Che fai? Mi sfuggi? Ah, mi sfuggi? Mi sfugge! Permette, cavaliere, signore. Ma secondo me la signora ha ragione nel consigliare moderazione. Ma quale moderazione? Moderazione! Giorno, sia nelle aule del tribunale che nella vita, io lotto perché la giustizia capisca ma non colpisca, redima ma non sopprima, arresti ma non calpesti il reo. Bravo! Grazie. E battono pure le mani, battono! Ma allora che facciamo? Gli diamo una medaglia d'oro? No! No! Signori della corte! Signori della corte, dove sta la corte? Scusi. Prego. Signor Stoppani, io chiedo soltanto un po' di indulgenza per questo bravo figliuolo, che è solo un po' vivace. Ah, solo un po' vivace? Questa è una calamità pubblica! Qui viviamo in zona sismica, viviamo! Ma i bambini devono muoversi, devono giocare! Oh. In ludo est vita, come dicevano i latini, allora orsù! Che si trastulli, che ruzzi pure, che si balocchi come vuole! Allora posso fare un gioco? Ma certo, caro, sempre che il tuo babbo lo permetta. Se il babbo lo permette, ma fate un po' come vi pare, fate come vi pare. È un gioco che mi piace tanto, l'ho visto fare al cerchio equestre, da un registratore, però ci vogliono due uova, mo le vado a pià. Taglie, pure l'uovo adesso. Avvocato, parola mia, lei è troppo, come dire... Permissivo. Ah, si dice così? No, non si dice ancora, ma si dirà. Ma si dirà pure che gli diamo troppe vinte, troppe! Gliela diamo troppo calda, come si dice a Roma, e se continuiamo di questo passo i ragazzi ci prenderanno la mano. Oh, che è? Fa che le rompi. No. Ah. A Reggi. Mo rivengo, eh. Ah, ma allora è una cosa seria. Andiamo ad eseguire il grande gioco di Pregistro. Prego il pubblico sedere, prendere posto. Ah, avvocato, avvocato, non si segga, venga, venga qua. Ah, venga, venga. Ah, ah, ecco, si prende il cappello e mi dia le uova. E ora andiamo a fare una bella frittata. Ah, ecco. Metti via quella pistola, Giannino. Ma signora, sarà sicuramente scarica. Sì, tenga in alto il cappello, così sì. Avvocato. Non si muova, ecco, si ferma avvocato, così. Si fermo, ecco, tenga fermo il cappello, avvocato. Uno, due, fermo, Giannino. Assassino, dammi la bombetta. Mi ha rovinata la bombetta. Questa è la bombetta che mi costa un occhio. Scusi, volevo dire un occhio che mi costa la bombetta. Lei è ferita, avvocato. Ma presto, figliolo, hai chiamato una carrozza. Sì, no. Ha capito, moderazione, ma che moderazione, moderazione! Ah, ma questa volta in collegio ce lo chiudo personalmente io! Sì, sì, ma buttate la chiave! E fu così che qualche giorno dopo feci il mio ingresso al collegio Pierpaolo Pierpaoli. Dov'è il nuovo? Venga avanti il nuovo! Stoppani! Fai silenzio! Benvenuta al collegio Pierpaoli. E molte sei rovinato con i piedi tua! Stoppani! Sì? Vieni avanti! Ma mi conti dopo, eh? Alunno Stoppani! Alto! Ti pare questo il modo di stare sull'attenti? Attenti! Mani stese! Dritte! Dritte! Pancia in dentro! Dentro la pancia! Sedere in dentro! Tutto in dentro!
Beh? Alunno Stoppani, ricordati bene. Tuo padre vuole che noi facciamo di te un uomo. È sangue del diavolo. Ci riuscirò. Ci riusciremo. Ci riuscirà. Ordine e silenzio. Marsch! Mancano 12 secondi allo spegnimento dei lumi. Tutto deve essere... È a posto questo colletto? Rimettere in ordine! Marsch! 10 secondi per andare a letto. Sì, marsch! Segrete di me, teme paura, segrete. No! Pure i ranocchi! E beh, che ci vuole trovare? Un pollo arrosto? Ah, ragazzi, se dovessi scontrare con un cazzotto... Boom! Non fa buca e te sconocchio, eh? Boom, che boom. Succede guarda qua? Guarda, non fa buca, eh? È lui che... Che cosa succede qua? Ma veramente lui... Tutto pani, perché non sei ancora a letto? Perché ci stanno i ranocchi nel letto. I ranocchi? Sì. Chi ha messo i ranocchi nel letto di Stoppani? Io conto fino a tre. Se entra il tre il colpevole non salta fuori, metto in punizione tutta la camerata per una settimana. Marsch! Ma direttore, zitto io... tu! Sì. Uno! Due! Non è vero niente, signor direttore. La storia dei ranocchi me la sono inventata io. Te la sei inventata tu? E come osi prendere in giro il tuo direttore? Ma veramente io stavo a scherzare. Pezzo di mascalzone! Adesso ti faccio vedere io come in questo collegio ti insegna il rispetto per l'autorità dei superiori! Mettiti in ginocchio, marsch! Di taglio sul gradino, marsch! Senza appoggiarsi, marsch! Resterai in questa posizione per tutta la notte! E guai a te se oserai muoverti! Marsch! Dormire fino alle ore 6:15. Marsch! Bravo Stoppani, ti sei comportato veramente bene. Sei un amico. Sì, prendi questi, se no qua ti spacchi le ginocchia e muori di freddo. Certo che mica ci vanno tanto leggeri qua dentro, eh? Sono degli aguzzini, Calpurnio poi. E chi è Calpurnio? È il direttore. Ma non si chiama Stanislao, che già mi pare un bel nome. Certo, ma noi lo chiamiamo Calpurnio perché c'è un Lucio Calpurnio bestia nella storia romana. Ah, ho capito. Gli date della bestia così senza parere, eh? Già, così anche se sente. Non si incacchia, mi pare giusto. Di Stoppani, vuoi entrare nella nostra società segreta? Che società segreta? Tutti per uno, uno per tutti. Morta Calpurnio e a sua moglie Geltrude. E chi è Geltrude? Quella carampana tozza che mi ha dato le bacchettate sulle mani. Già, e sai quante altre te ne darà? Mi è venuta un'idea. Sentite un po'. Fermi! Dove andate? Cos'è questo disordine? Fermi tutti! Voi fermi lì! Cosa succede? I gabinetti sono otturati. Non ci si può andare. E allora datevi da fare! Subito al Pozzo Nero! Sì. Portate qua tutti i vasi disponibili! Marsch! Sbrighiamoci, che Calpurnio mangia l'albero! Mangia che? L'albero! Vabbè che voti dalla foglia, ma l'albero è più figo! Ma perché? È un albero di figo! Sì, vabbè, a lezione di lingua domani, Dai, sbrighiamoci! Prova ad aggrapparti alla corda! Sì, mo' m'attacco! Vedete un po'! Aregge, aregge! Bene. Tanto con quello che ci danno da mangiare qua dentro, fino a stasera non mi ingrasso mica. E corri! Signor direttore! Cosa c'è? Perché non sei a letto? È successa una cosa molto grave, Stoppani, il nuovo. Beh, avanti parla, marsch! È sonnambulo. Sonnambulo? Come sonnambulo? Sì, gira per la camerata dormendo. Come si permette? Adesso gli faccio vedere io. Guardi, signor direttore, che se uno è sonnambulo è meglio lasciarlo fare, perché a svegliarlo c'è pericolo che ci resti secco. Storie!
Chi ti ha detto queste cose? A me le ha dette mio padre, che come le sai è uno dei migliori medici d'Italia, insegna pure all'università, però faccio come crede. Va bene, comunque adesso ci penso io. Andiamo, marcia! Mio padre mi ha raccontato che una volta un bambino sonnambulo salì sul tetto e si buttò di sotto. Qui all'istituto Pierpaoli non si sotta di butta, non si butta di sotto nessuno! Senza mio ordine! Marcia! A letto! Marcia! Cosa fate qui? Tutti a letto! Ho detto a letto, i vostri posti! A letto! A letto! E tu stoppavi, torni indietro! Marcia! Stoppa! Mio padre dice che a svegliarli di colpo c'è pericolo di arresto cardiaco. Faccia lei! Stoppani! Andiamo a vedere che sono. Avanti! Stoppani! Stoppani! Tu resta qua e blocca gli altri! March! Stoppani! Stoppani! Stoppani, fermati! Ferma. Se lo blocca e si sveglia di colpo, c'è pericolo che ci rimanga. Accidervole! Ma dove va? Da quella parte c'è il pozzo nero. Se ci cade dentro, è morto. Stoppani! Corriamo! Stoppani! Il pozzo nero! Il pozzo nero! Aiuto! Non abbia paura, direttore! Stoppani è salvo! Sì, Aki! Ma chi se ne pippa di Stoppani? Io qui sto affogando nella merda! Aiutatemi, Marsh! Resista, signor direttore, resista! Ora andiamo a prendere la vertica e la tiriamo su! Ma qui puzza! E Saturno il naso! Dammi la vertica! Ecco la vertica, si aggrappi, signor direttore, si aggrappi, così, ecco, mi scusi. Ma cosa fai, idiota? Sa, questo buio l'ho vista, si aggrappi, ecco, così. Ehi, aiutatemi. Lasciate, chi è venuto, signor direttore? Sì! Buon gustaio. Beh, buonanotte. Buonanotte. Dove andate? Dietro me! Allegri, ragazzi! Oggi c'è la specialità del vostro amico Orazio, minestra di magro, il boccone del ghiottone. Siete tutti contenti, eh? Godi, popolo! Eccola! Godete tutti, angioletti miei! E anche a te, ecco qua! Calma, tanto ce n'è per tutti! Eccola! A te, e a te, e buon provi faccia! Seguimi, Riguccio! Che schifo. Hai sentito di Calpurnio stanotte? No, che gli è successo? Pare che abbia fatto il bagno nella merda. Ancora profuma. Calpurnio ha raccontato a Geltrude la storia del sonnambulo. Lei? Le ha dato dell'imbecille come al solito. L'ho sentita io mentre urlava e ordinava al marito di profumarsi col mughetto. Sì, il mughetto. Gli diceva un albero, gli diceva. Ha anche detto che tu sei il peggiore di tutti e che te la devono far pagare. Sì, sì, se la vedremo. Intanto io mangio la faccia loro. Ah, che schifo! Stoppani! Sì? Stoppani! Cosa c'è? Non ti piace la minestra? Ah, questa sarebbe la minestra. E per secondo che ci date, stronzi con patate? Io sono sdegnato e me ne vado! Servitevi da soli! Vieni, Riguccio. L'hai capita? Stoppani! Come osi? Come osi? Come osi lo dico io. E tu vattene che puzzi. Vuoi ripetere quello che hai detto? Se ne hai il coraggio? Lo dico e lo ripeto. Questa minestra fa schifo. Non è vero, ragazzi? Sì! Minestra fedente! Silenzio, puzzolente! Silenzio! Minestra fedente! Silenzio! Collegio puzzolente! Silenzio! Collegio puzzolente! Zitto, incamerata, il resto in punizione fino a nuovo ordine, marsh! Vado! Ma si ricordi che piuttosto che mangiare sta minestra, salto dalla finestra! Bravo! Silenzio! E voi? Se non mangiate la minestra non avrete nient'altro, neanche un pezzo di pane! Neanche un pezzo di pane! Imbecille!
collegio dei profumi, questo. Senti, Codorino. Guaglio, non hai capito? Ti ho detto che gli avanzi li devi buttare là, in quell'acqua. Ma come? Nell'acqua della minestra? Ah, allora non hai capito niente, Guaglio. Ti ho detto e ti ripeto che gli avanzi li devi buttare là, in quell'acqua. Ma quella è l'acqua della minestra. Nada, vota, mo. Ah, e fai quello che ti dico io, ah. Tieni, butta là, non ti preoccupare. La minestra, io sto pensando alla minestra, lascia bene. Fai quello che ti dico. Tu sei nuovo qua e non lo sai. Ma alla fine della settimana, con tutti i sapori che ci abbiamo messo di là, viene fuori un brodo che è una squisitezza. Un brodo veramente da leccarsi i baffi. E io m'ho da leccare i baffi per sta porcheria. Oh, ma tu che hai capito? Noi quella schifezza la portiamo al refettorio. Noi personale addetto alle cucine ci trattiamo bene. Ci mangiamo quello che prepariamo per il direttore e per la direttrice. E lo che? Pollo arrosto con patatine e questo minestrone, che è veramente un bijou, Prepariamo che ci stanno aspettando, Allora, questi veramente ne godranno, E ne godremo pure noi, ragazzo. Vediamo. Mamma, questo se l'assaggio donna Geltrude veramente se lecchi i baffi. Alla faccia di quei fedentoni di ragazzi. Alla faccia di quei fedentoni del refettorio. E tu vuoti i piatti là, vuoti i piatti. Tutto a posto, Calpurni è andata a dormire. Stoppanima, è proprio vero? L'ho visto io con sti due occhi che per lo schifo stavano a diventare quattro. Farabutti, con tutto quello che pagano le nostre famiglie. Dobbiamo fargliela pagare. Sì, ma come? Io un'idea ce l'avrei. State a sentire, l'operazione va divisa in varie fasi. Gli ingredienti da procurare si trovano nella dispensa. Ultimo armadio, in fondo. A tarda notte, quando il cuoco e l'aiutante dormono, uno di noi arriverà fin là. Bisogna mescolare bene il contenuto delle varie bottiglie e preparare la pozione secondo una ricetta molto particolare. A questo dovrai pensare tu, Falqui, che sei un esperto della materia. Eccola qua, la più potente mistura purgativa che sia mai stata realizzata in un collegio. Effetto garantito in 30 secondi. Ne volete una prova? Basta la parola. Ed ora passiamo alla fase 2. A voi i cacciaviti e questa me la becco io. Chi ha usato tanto? E io, signora direttrice, ma mi è scappata. Fuori di qui, maiale! Il tuo posto è il porcile, vai! Ti devo salutare qualcuno. E non ridete, Vieni, andiamo ad abbuffare questi maialini, va. Buon appetito. E così? Nessuno di voi ha mangiato la minestra oggi, vero? Bene. Allora, non avrete altro finché non la mangerete. Chiaro? Oggi mangiamo soltanto noi. Posso mai contento, sti fatiendo. Mi fanno alzare la pressione, mi fanno. Tieni, fammi rifare un poco la bocca, va. Che squisitezza. Mi pare pure più buona di quella che ho mangiato io. Andiamo a provvedere al direttore e alla direttrice. Voglio tu metti a posto tutto cosa, ok? Eccoci qua, puntuali. Cosa sei preparato oggi di buono, Orazio? Un minestrone coi fiocchi. Io ne ho mangiate due scodelle.
provare per credere. Buono, buono, buono. Buona. Vero? Sì, buona. Eccola lì. Buona, buona. Però... Però? C'è qualcosa che non va. Pardon, chiedo scusa, ma io ogni tanto... Ho lasciato una pentola sul fuoco. E, devo assolutamente andare. Devo! È inaudito. Oddio. Ehi, tu, apri! Apri la porta! Apri, delinquente! Non si apre! Non si apre! Buona, scusate, devo assolutamente andare. Vengo subito. Eccoci qua. Oddio. Oh, ehi, apri! Io devo andare, Silenzio! Silenzio! Io devo, ma non so dove. Ma come ti permetti, ora? Anche tu. È un'epidemia! È un'epidemia! Signore Dio! Oddio! Signore Dio! La chiave? Ho portato il pranzo. Pranzo, chiamelo pranzo. Sai, mi dispiace che anche questa volta se la siano presa solo con te. E come si dice, gira il cetriolo. Noi comunque siamo tutti dalla tua parte. Non appena ci daranno da mangiare, ti faremo avere qualcosa. Sì, ma non vi preoccupate per me, perché tanto io da qui me la squaglio. Ma non ti sembra un po' piccolo quel buco? Anche il conte di Montecristo cominciò così. Ciao. Ciao. A stasera. È una settimana che sto chiuso qua dentro e ho fatto un buco di 20 centimetri. In un anno farò una galleria di 20 metri. Si rombono prima. Ma ci sarebbe una cosa meglio di sto, chiaro che non buca niente. Vediamo un po'. Eccola la perforatrice. Se, vieni buco che mo ci penso io. Ma che è? Il traforo del Sempione. Ma come fanno sti muri? Mamma mia. Oh, ma che roba è? Oh. Ma... Vediamo un po'. Ma che è? La casa di Dracula? Mannaggia, mi sa che ho sbagliato parete. Prego, madame. È un vero onore averla qui. È questo il luogo? Appunto. C'è anche il tavolo tondo. A tre zampe, come vuole la tradizione. È lui? Ma no io. È lui chi? Per l'appunto, il professor Pierpaolo Pierpaoli. Buon'anima. Il fondatore di questo collegio. Che volto maschio. Severo. È un bell'uomo. Le somiglia. Lei mi lusinga, madame. Ma veramente è lo zio di mia moglie. Io Stanislao! Non... Sei qui? C'è, pure la tozza c'è. Più so piccoli e più stanno dappertutto. Stanislao! Dove ti sei cacciato? Non ti trovo mai, imbecille. Cara, ti presento madame Morgan, la celebre medium. Mio marito le ha detto di stasera? Sì,
evocheremo il suo spirito. Ah, finalmente potrò parlarti, zio caro. Sarà una seduta indimenticabile. Ci puoi giurare? Pierpaolo, Pierpaoli, ci sei? Non c'è. Stai fermo, servo. Ci sarà tra poco. Ecco che suona la mezzanotte. Pierpaolo, Pierpaoli. Stoppani. Eccomi. Ah, finalmente, hai portato l'imbuto. Eccolo. Ah, bravo. Noi siamo pronti con i bastoni, come hai detto tu. Sì, mi raccomando, aspettate il mio segnale, il verso della civetta. Bene. Vai. Pronto. Pronto, pronto. Pierpaolo, Pierpaoli, se ci sei, batti un colpo. Ah, allora ci sei. C'è davvero. Puoi parlare? Sì. Adesso potete fare le domande. Dove siete, zietto? In purgatorio. Oh, caro zio, voi che eravate così buono, così virtuoso, e per quali peccati? Per uno solo. E quale? Quello di aver lasciato questo mio istituto a persone indegne di dirigerlo. Oddio, caro zio, degnatevi di dirci i nostri torti e noi li ripareremo. Li conoscete? Siete dunque tanto sdegnato con noi? Sì, sdegnato e anche un po' incazzato. Zio, abbiate pietà di noi poveri peccatori e diteci come potremo espiare le nostre colpe. Togliete il chiavistello alla porta. Il chiavistello? E perché mai? Perché io possa venire a voi. Hai sentito quel che ha detto? Va, va, va. Adesso spegnete la candela e aspettatemi in ginocchio. Il segnale, andiamo. Mettiamoci i lenzuoli. Piano, piano. Eccomi, sto arrivando a voi. Menate, menate pure la nana, sì, sì, così. Nipote indegna! Verrò ancora a punirti! A punirti! Stoppani! No, da chiamà! Evviva gli sposi! Evviva!
Virginia, amore. Ti auguro tanta, tanta felicità, figlia mia. Mamma. Andiamo a salutare gli amici. Grazie. Andiamo di là, avvocato. Mio sì. Caro Jen. Signora Lasagnotti, grazie per essere venuta, dottore. Grazie, grazie. Oh, caro Gasperoni. Grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie. La vostra figliola è in buone mani, papà. Non ve lo dubbio. Grazie, papà. Mamma cara. No, 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 Virginia, non fare così. Ma cosa fa? No, no, Margherita, non piangere che mi dà un mamma. Mamma cara. Chi sarà mai? Manca qualcuno. Ma mi pare che ci siamo tutti. Caterina, per favore, vai a vedere chi è. Qualche ritardatario o qualche intrufolone. Di quelli che si intrufolano ai matrimoni e mangiano e bevono e mangiano e bevono. Eccoli qua! Ecco qua. Ciao, Caterina! Che bella sposa! Ma qui c'è un matrimonio, la vedete un po'? Ma vedi che ha fatto? Papà, mamma, com'è bello ritrovarsi a casa del mio papà. È bello, sì. Eh? Sapete perché oggi sono qui? E perché è dato fuoco al collegio? Su, oggi è un giorno di festa. Questo ragazzo stava lì per ammazzarmi, ma in fondo è per lui se oggi siamo felicemente uniti. E bravo avvocato, come si dice? Desti tempi, beato chi c'è un occhio. Torno subito, via. No, scherza, torna subito. Eccoci qua tutti riuniti. È tornato anche lui. Come sono contento che è tornato anche lui, tutti riuniti oggi. Ci mancava lui, ci mancava. Mo famo una festa. Ci sono tutti? Eccoli. Quanta roba! E che me frega a me di fuochi? I fuochi possono pure aspettare. Tieni qua. Tiè, qui c'è solo l'imbarazzo della sciolta. No, da scelta. Quale mi piace, questi o quelli? Anghingo? Mi piacciono più questi. Sì, ma più questi. Appari, eccoti, tiè. Il rinfresco per di qua. Accomodatevi, signori. E servitevi. E servitevi. Papà. Dimmi, caro. Fa un po' freddino qui dentro. Virginia è raffreddata. Scaldiamo subito. Caterina, accendi il camino, per favore, Caterina, grazie. E allora, servitevi senza complimenti, come a casa vostra. Andate tranquilli, tutta roba genuina, roba di casa. Alla salute! Signor Soppani, una foto, prego. Ma certo, certo, una bella foto. Tutti in posa con la sposa. Fa pure rima. Accomodate. Fermi. Accomodate. Ecco. Fermi così. Un attentato! Un attentato alla libertà! Alla democrazia! Ma guarda attentato! Sì! Sono i mortaletti, via! Ah, sono i mortaletti tu, eh? Sì! E oramai non ti rimane altro che far crollare la casa! Esagerato! E così, dopo quest'ultimo disastro, suo padre si decise a rinchiudere Gian Burrasca in un luogo sicuro e davvero adatto a lui. Ciao, 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 ciao,